21 febbraio, prima domenica di Quaresima. Ci troviamo in un luogo molto bello, il Sacro Monte di Varallo, e da qui desideriamo iniziare il nostro cammino verso la Pasqua ed entriamo così in questa nuova Gerusalemme, la città dove Gesù ci insegna a seguire il Padre e incontrare la sua infinita misericordia. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Parola del Signore. Sì. Il Vangelo di Marco ci ricorda l'essenziale di questa pagina delle tentazioni. Gesù fu sospinto nel deserto e lì venne tentato da Satana. Un Vangelo che richiama anche noi a ritrovare quell'essenziale che ci aiuta, che ci incoraggia in questo tempo che ci porta alla Pasqua. E l'essenziale è innanzitutto ricordarci come il nostro Dio sempre desideri da noi la libertà. Innanzi a ciascuno, infatti, si aprono sempre delle vie. Le scelte ci portano alla vita o alla morte. Le scelte che il Signore ci offre innanzi ci portano alla bellezza, alla condivisione, oppure alla chiusura e a tutti quegli atteggiamenti che apparentemente ci danno gioia e libertà, ma poi in realtà si dimostrano chiusure, buio, odio e ogni sorta di malvagità. Chiediamo allora al Signore, proprio qui, dinanzi a questa cappella, dove lo vede impegnato in quella lotta contro la tentazione, di essere al nostro fianco per suggerire anche a noi la scelta giusta, la scelta della luce e della vita. Gesù misericordiosissimo, la cui prerogativa è quella d'avere compassione di noi e di perdonarci, non guardare i nostri peccati, ma la fiducia che abbiamo nella tua infinita bontà, e accoglici nella dimora del tuo pietosissimo cuore e non lasciarci uscire di lì per l'eternità. Ti supplichiamo per l'amore che ti unisce al Padre e allo Spirito Santo. Onnipotenza della Divina Misericordia, rifugio per l'uomo peccatore,
tu che sei la misericordia e un mare di compassione, aiuta chi ti invoca in umiltà. Eterno Padre, guarda con occhio di misericordia specialmente i poveri peccatori e tutta l'umanità che è racchiusa nel pietosissimo cuore di Gesù. Per la sua dolorosa passione, mostraci la tua misericordia affinché per tutti i secoli possiamo esaltare l'onnipotenza della tua misericordia. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Auguri di buon cammino di Quaresima dal Sacromonte di Varallo Sesia.